Giovedì sera è un appuntamento ormai importante per il nostro territorio, il momento in cui facciamo il punto sulla situazione, sul Covid, sui contagi, sul Covid, sui contagi. A questo punto, ovviamente, la parola a te, che sei l'esperto. Cosa è successo, Giacomo? Non sono un esperto, io va bene, nasco evidentemente come veterinari Sul Covid, sui contagi. da alcuni anni a questa parte, in modo particolare, mi è venuto fuori il concetto di One Health, One Health, One Health. Noi abbiamo, oserei dire, permettetemi il termine, una marcia in più, praticamente una salute Quindi unica. non vi arrabbiate se io non vedo tutte le domande, ma una la vedo. Quindi non vi arrabbiate se io non vedo tutte le domande, ma una la vedo. Visto come i cani e i gatti, pur potendo contrarre la malattia, non sono causa di Di trasmissione trasmissione ai loro all'uomo. proprietari. Solo un gatto, soltanto un gatto, si è dimostrato praticamente veicolo attivo, nel senso di aver trasmesso il virus. Ma un gatto non fa, tra virgolette, scusatemi, non fa testo, perché molto probabilmente il gatto pagava pegno per aver convissuto per lungo tempo all'interno di una famiglia dove c'era stato un decesso per coronavirus. Per Quindi, coronavirus. il gatto evidentemente ha funto da serbatoio. Oh, la domanda, una cittadina a nome di alcuni cittadini che stanno raccogliendo le firme per una petizione, per chiedere all'amministrazione di Lentini, diciamo, di ufficializzare i dati del contagio da Covid, quotidianamente. Un dato giornaliero rischierebbe di praticamente di fuorviare la veridicità del dato stesso, mentre invece una curva addirittura con cadenza settimanale, mensile, come quelle che proponete nel vostro programma, o che ovviamente è a disposizione di tutti gli organi di stampa, Certo, ci ritengo sia mancherebbe. più utile per il cittadino per capire intanto se il virus è presente o meno in città. E comunque in questo momento, purtroppo, devo dire alla cittadina e a tutti i cittadini, il virus è presente, quindi sapere se sono 105, 120 o 80, a parte, diciamo, un discorso quasi di conteggio e forse più di cortile che di altro, serve ben poco. L'attenzione, anche solo con un positivo, deve essere massima, perché non sappiamo il positivo con chi è stato a contatto e se ce l'abbiamo davanti oppure no.